l'auspicio di entrare nel mondo del calcio, dello sport, che in quest'epoca deve cambiare. E parto proprio da qui, ragazzi. Allora, venendo qui ho guardato un po' di cose. Intanto comincio a presentarvi le persone che ho qui al tavolo. Voi tutti le conoscete, ma ve li presento dalla mia sinistra venendo in qua. Un ragazzo che ho visto qui a Parma una ventina d'anni fa che veniva a intervistare, Lorenzo Minotti, e potete farmi anche un applauso, Lorenzo. Marco Ferrari, che è il vicepresidente del Parma, Alessandro Nereschi di Cacara, che è direttore generale del Parma, e un'altra mia vecchia conoscenza, con un grande piacere lo ritrovo qui oggi, Nevio Scala, presidente del Parma. Dicevo, venendo qui stamattina, guardavo un po' di cose e guardavo che esattamente un anno fa, il 6 febbraio 2015, si affacciava a Parma un personaggio inquietantissimo che si chiamava Maninte. Eravamo nel momento più basso della storia del Parma calcio, in assoluto, imparagonabile con nulla del passato. Aggiungo forse anche del calcio italiano, perché uno che arriva a fare il presidente di Serie A con un capitale sociale di 7.500 euro, un po' di inquietudine la getta. E devo dire che da questa vicenda triste, purtroppo, dico voi, perché poi immagino che molti siate anche di Parma e magari anche di Potere Parma, voi siete stati un po' il laboratorio, in questo senso sperimentale, di alcuni cambiamenti che fortunatamente dopo la vicenda Parma sono arrivati. Oggi le maglie sono un pochino più strette ed è un po' più difficile entrare, vedere entrare certi personaggi molto squali. Dicevo, molte cose che abbiamo da chiedere sul Parma oggi. Il Parma rappresenta certamente in questo momento una delle novità più importanti. Voi siete il nuovo, perché entrate con facce giovani, con voglia, con desiderio di cambiare le cose. Qui a Parma qualcosa sta cambiando. Io credo che anche sfogliando i giornali di oggi, sentendo certi maleodori che vengono dai giornali di oggi, servono storie diverse come questa qui del Parma, che partono dalla base. Quindi oggi parliamo di questo per cercare un pochino di andare a fondo e capire il modello, perché noi non parliamo oggi di calcio e di sport, noi oggi parliamo di un modello, di un'idea di fare azienda nel mondo del calcio, che è il mondo più professionistico, ma che secondo me deve avere ovviamente un grande contenuto etico. Non mi tiro lungo. Lorenzo, parto da te. Perché parto da te? Perché vorrei partire dalla fine di questa storia. Di solito si parte, con il fallimento, ci siamo messi insieme, questo lo chiederò successivamente a Marco. Parto da te e ti chiedo, come si motiva oggi il primo posto del Parma? Cioè, come avete costruito, proprio dal punto di vista del campo, questa avventura? Tanto so che qui sono anche dei tuoi, diciamo, ragazzi, così oggi sei tu nell'altro ruolo, sei passato dall'altra parte. Come avete fatto, come avete pensato questo Parma proprio dal punto di vista di campo? Buongiorno a tutti. Ma innanzitutto, ovviamente c'era un lavoro dietro, prima il professore diceva che sono delle persone che fanno strategia, fanno il pensiero, poi bisogna attuarlo. Quindi dobbiamo ringraziare Marco Ferrari e tutti i nuovi proprietari del Parma che appunto hanno creato questo modello e hanno creato i presupposti perché poi si potesse realizzare qualcosa che veramente ci sta facendo vivere un sogno, perché io credo che, almeno per quanto mi riguarda, responsabile dell'area tecnica, qui ci sono tanti dei miei ragazzi, credo che stiamo vivendo qualcosa di straordinario. È normale che il primo approccio non è stato semplice, nel senso che c'erano dei tempi strettissimi, quindi parliamo di estate inoltrata, quando tante squadre hanno già progettato, hanno già costruito, proprio dal punto di vista tecnico, i loro organici, e noi invece dovevamo ancora formare la squadra. Quindi il merito di Nevio, che è stato incaricato dalla proprietà di gestire appunto la parte operativa, tecnica, sportiva della squadra. Lui, io ho avuto la fortuna di essere scelto, anch'io prima di dire di sì ho avuto molti pensieri, anche perché credo che era un'avventura importante in una piazza in cui io ho lasciato tanti ricordi, ho ricevuto tanto, quindi sentivo una responsabilità enorme. Però anche da quel punto di vista c'era la voglia di fare qualcosa di nuovo, di diverso, e soprattutto di riportare determinati valori, determinati modi di porsi, che erano stati un po' la base del ciclo che io ho vissuto da calciatore, e quindi potevamo essere anche, tra virgolette, dei testimoni viventi di come si può far calcio a Parma e di come lo si deve fare, nel senso che c'è la parte sportiva, la parte più professionale, però c'è la parte, come diceva il rettore, di vivere il territorio, di vivere il rapporto con la città, di vivere il rapporto con una tifoseria,
fuggeria, ma con una cittadinanza in generale. Quanto tempo avete impiegato? Ecco, dal punto di vista tecnico, veramente, poi il problema era quello, nel senso che ci siamo trovati, abbiamo cominciato, siamo andati a casa di Nevio a metà luglio e abbiamo iniziato a, così, a mettere giù le prime basi, le prime idee, però il problema era che non avevamo neanche la certezza di avere questo titolo, di avere questa operatività, per cui anche i primi giocatori che sono stati contattati erano contattati sulla fiducia, nel senso che noi andavamo a raccontare, a proporre delle cose, però poi non avevamo neanche gli strumenti per formalizzare e concretizzare così, le prime fondamenta. Tanto è vero che io non nascondo che forse il momento più brutto e più difficile per me è stato uno, e vi dico quando a fine luglio Marco mi dice guarda che riusciamo con la curatela fallimentare a usufruire di colletto. Perché io con molti giocatori avevo venduto questo, cioè dire guarda che venite qua a Parma, abbiate fiducia, ci iscriviamo, però avremo la possibilità di lavorare in strutture eccezionali, avremo la possibilità di allenarci in maniera che non ha niente a che fare col mondo dei dilettanti, però avremo dal punto di vista professionale, dal punto di vista dell'organizzazione il massimo. Siamo entrati dentro Collecchio, io fra l'altro non ho neanche mai la fortuna di allenarmi in un centro così, e come siamo entrati c'era il deserto, cioè campi bruciati, non c'era l'erba, veramente tutto abbandonato, siamo entrati nella sede. Io pensavo che di lì una settimana dovevamo mettere insieme materiali, palloni, l'organizzazione, aprire tutto, cominciare a lavorare. E quindi un po', cioè, il fatto di essersi spesi e dire guarda che ci sono altre difficoltà. Poi invece questi ragazzi veramente sono stati bravi perché secondo me hanno ripreso, cioè hanno capito quasi tutti che poteva essere un'occasione unica e ripetibile. E quindi fin dal primo giorno si sono presentati con una voglia, un'umiltà, una dedizione che è stata eccezionale. Poi l'operatività è stata, diciamo, fatta in progress, nel senso che siamo arrivati, avevamo probabilmente formalizzato con due o tre giocatori che avevamo preso e gli altri, la gente che si proponeva era tanta, gli ha detto abbiamo fatto anche delle selezioni, quindi abbiamo cominciato con 27-28 giocatori, di cui 5 erano sicuri. E gli altri di settimana in settimana li valutavamo. Poi avevamo la grande difficoltà. Importante Gigi Apolloni, cito anche lui. No, Gigi credo che sia stato determinante perché effettivamente poi la responsabilità di allenare una squadra, ma soprattutto lui è ancora peggio di me perché la preoccupazione sua era cioè devo fare una squadra non è che si fa fatta a calcio, metti insieme 11 migliori, ma la devi allenare e abbiamo iniziato per i allenamenti 2-3 di agosto e il 6 di settembre abbiamo giocato la prima partita. Quindi era proprio una corsa. E poi l'altra grande difficoltà è stata che in questo campionato vince la regola degli under, quindi fra l'altro sono quelli che poi alla fine determinano molto la differenza tra una squadra e un'altra, e quindi andare a cercare giocatori ai primi di agosto che potessero essere funzionali al nostro progetto non è stato semplicissimo, perché poi per giocarne 4 ne abbiamo in squadra 15. Però devo dire che, ripeto, poi tutto si è incastrato a meraviglia e effettivamente adesso siamo una bella realtà.